Benvenuti nel Lab Gallery di Erminia Guarino a Praiamare, in provincia di Cosenza. Artista per vocazione, lei un artefice e non una semplice artigiana. Crea sempre oggetti mai replicati e dunque originali. A presenziare all'evento di inaugurazione del suo Lab Gallery il primo cittadino di Praiamare, il dottor Antonino De Lorenzo, il professor Dino Vincenzo Patroni, docente emerito dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, la professoressa Lidia Orrico, storica dell'arte, l'architetto Francesco Dattoli, responsabile del Palafrido a San Severino Lucano, museo della scultura in terracotta e della maiolica d'arte moderna e contemporanea. Ma conosciamola meglio questa giovanissima e brava artista. Allora, io sono Erminia Guarino, sono appunto una ceramic design. Cosa significa? Sono una creatrice dell'arte della ceramica, quindi praticamente realizzo da niente, quindi da un pezzo di argilla, plasmo, quindi opere in ceramica. Questo avviene innanzitutto da un'idea, quindi l'artista deve avere un'idea, poi butta giù uno schizzo su un disegno, su una bozza, e poi da qui si realizza con un pezzo di argilla. Si plasma l'idea e da qui si va avanti, quindi si modella per bene, un pezzo va a cottura in forno, dopodiché il pezzo esce a biscotto, lo chiamiamo così perché viene cotto in forno a 1100 gradi, e poi viene completato con una serie di smalti, colorazioni particolari, viene decorato e si va a seconda cottura. Da qui esce poi l'opera d'arte in base all'idea dell'artista. Siamo in questo laboratorio che poi, oltre ad essere laboratorio, penso che anche, diciamo, l'esposizione vendita, insomma, sì, di queste opere. Sì. Ecco, chi può venire, ecco, da te a comprare e soprattutto a scegliere queste davvero opere d'arte? Allora, questo è un laboratorio d'arte ceramica. All'interno ho realizzato una piccola galleria d'arte ceramica per non inserire il classico negozio d'arte ceramica. Qui all'interno io realizzo opere d'arte sia per collezionisti, per mostre nazionali, internazionali, quindi io praticamente prendo i miei pezzi, li sposto dappertutto quando vengo ospitata in gallerie, in musei, e qui invece i clienti vengono ad ordinare le loro idee, quindi io realizzo in base alle loro idee. Rivestimenti di cucine, rivestimenti anche per locali, bomboniere, realizzo tutto ciò che loro vogliono, le loro idee. Quindi in ceramica si può realizzare qualsiasi cosa, quindi dal rivestimento per interno, complemento d'arredo, bomboniere, qualsiasi cosa. Molto bello, noi stiamo guardando mentre che tu parli, ecco, le tue opere. Certo, la domanda è un pochettino strana, ma te la faccio. Qual è, ecco, di queste opere che stiamo guardando, magari quella che tu preferisci di più, se ce n'è una? Questo è un po' difficile perché io forse tutti gli artisti realizzano, buttano giù le loro idee, però forse è difficile affezionarsi a un pezzo, perché ogni pezzo forse è la realizzazione di un sentimento, no? quello che sentiamo buttiamo giù, noi ci esprimiamo in questo modo, certo. Mi esprimo attraverso i colori, attraverso l'argilla, no? Un pittore si esprime attraverso i colori. Però è difficile poi affezionarsi a un pezzo particolare. Forse ti posso dire quello che un po' più mi può piacere, forse nelle forme, nei colori, nella mia sperimentazione, quello che forse mi è riuscita meglio rispetto alle altre, può essere questo pezzo, che è un po'... anche nel suo significato mi sono forse perfezionata un po' di più, perché questo qui è stato realizzato per una mostra a Barcellona. Ed la mostra era proprio sulla violenza sulle donne. Ah, ecco. Quindi non solo nella forma, nelle colorazioni, ma proprio il significato è un po' particolare. Forse anche per questo mi sono un po' affezionata. Erminia, io ti ringrazio davvero tanto per l'invito e soprattutto
come dire, ti faccio tantissimi auguri per questa bella Grazie. avventura, perché questa è un'avventura, insomma, immagino che sia, Sì, spero ecco, anche che avvincente, no? speriamo Assolutamente bene. sì. Invitiamo gli amici, naturalmente, che ci stanno guardando a venirti a trovare. Dove si trova questo posto? Allora, il mio Lab Gallery si trova a Praia Mare, in via Fratelli Bandiera, numero 1. Ci sono degli orari Io sono aperta oppure... tutto il giorno, sia la mattina che il pomeriggio, fino alla sera alle 8, 8 e mezza. Benissimo, in bocca al lupo. Grazie, grazie.